Buongiorno, questo è il mio ultimo prototipo in stadio decisamente avanzato per un sistema di gestione di allarmi tramite microcontroller e gestione di allarmi centralizzata tramite rete. Illustro brevemente il sistema. Il cuore dei moduli di comando è costituito da un Arduino, un modulo rete, uno stadio di alimentazione primario che appunto può essere alimentato con alimentatore esterno a 14 volte circa, considerando la caduta di tensione in batteria, e appunto una batteria stessa che viene in ricarica da 12 volte. Qualora dovesse mancare l'alimentazione primaria, appunto interviene subito la secondaria e tramite il circuito di alimentazione può essere informato un pin appunto dello stato della caduta di tensione. Infatti, il modulo di comando non fa altro che prendere lo stadio da questi moduli qua. Su un bus, il quadro C, appunto, ci sono questi integrati della Maxim che permettono di impostare quattro indirizzamenti. In pratica possono essere messi massimo quattro di questi in parallelo l'uno sull'altro. Ognuno di questi ha 16 ingressi, quindi 16x4, 64. Ogni ingresso è isolato galvanicamente con fotocopiatore, con un contatto normalmente chiuso, oppure normalmente aperto, però sconsiglia vivamente il normalmente chiuso. Normalmente chiuso, appunto, che può lo stato del cambio viene informato direttamente un server centrale. In questo caso, appunto, su uno dei contatti è stato messo un interruttore, su un altro, appunto, l'informativa dello stato di caduta di tensione della corrente principale. La scheda non fa altro che dialogare in continuazione, come vedete da un ping continuativo, tramite rete a un server centrale. Il server centrale è gestito in questo caso da una macchina virtuale Linux con all'interno il programma che si chiama Node-RED e il server MQTT. Il server MQTT è un protocollo sviluppato da IBM appunto per l'internet delle cose, comunque viene fornita per la telemetria su Ethernet, quindi perfetta per i nostri scopi. La funzione principale prevede sostanzialmente che la scheda primaria invia appunto lo status di se stessa e ripubblica su un altro status il check, che appunto la scheda puntualmente andrà a interrogare, quindi mi dà la garanzia, oltre al protocollo di tipo QoS1, che mi dà la garanzia che quando la scheda trasmette un'informazione il server l'abbia recepita. È anche previsto il last will, ovvero se per qualche motivo c'è una mancanza di comunicazione continuativa con il server centrale per più di 15 secondi, viene appunto gestita da uno status che mi informa del down della rete stessa e quindi può registrare anche la mancanza di comunicazione, oltre al fatto che la scheda prevede comunque automaticamente dei reset in caso appunto di mancanza di comunicazione continuativa, appunto per evitare blocchi software e cose di questo genere. Per quanto riguarda la gestione degli allarmi, appunto, permette appunto nel pannello di gestione principale del Node-RED prevede di iniettare due tipi di codici per ogni singolo allarme, il codice di manutenzione e il codice di sistemato, che poi vedremo. E una volta che è informato il tutto, i vari ingressi possono essere gestiti cioè viene informato nella modalità debug e quindi vengono visualizzati appunto lo storico di debug dell'amministratore, finestre flottante e riproduzione dell'audio nel pannello utente che dopo vedremo, la memorizzazione di un log che appunto salva su un registro, su un file, tutto quello che vedrete anche nel debug, quindi con tutte le informazioni complete, con data, ora e cosa è successo. È possibile anche integrare appunto email, SMS tramite il servizio Skebby che permette appunto SMS tramite mail e notifiche Twitter. Adesso in questo momento non sono state integrate, però è facilmente integrabile da Leggere qua. i 16 ingressi con i relativi 8 isolatori. Gli ingressi sono stati programmati normalmente chiusi. Adesso qui sono attaccati degli interruttori esterni per fare le eventuali simulazioni.
Quindi in questo caso, appunto, collegando sul bus abbiamo appunto tre moduli per un totale di 16, 24 e 32 ingressi. Qua ci sono già pronti e già collaudato un altro modulo da 24 ingressi e un altro modulo con 32 ingressi, per un totale complessivo appunto di 128. Queste sono le conformazioni che sono state chieste. Volendo, su ogni singolo processore possono essere abbinati un massimo di 4 integrati, quindi complessivamente 64 ingressi, ma per la conformazione, essendo una struttura modulare, permette di fare come si vuole. Allora, di fatto, appunto, il dialogo avviene tramite protocollo MQTT. Allora, innanzitutto è alimentato il tutto adesso dal mio alimentatore da banco, con tutto acceso, adesso considerando che non c'è neanche la batteria in ricarica, però sono circa 600 mAh di consumo continuativo. Considerando che va dentro un quadro, non è neanche malaccio. Allora, adesso appunto ogni tanto la scheda fa un dialogo continuo con il server centrale, che attualmente è installato dentro una macchina virtuale, un Debian, che è questa qui, che gira all'interno un server di tipo Node-RED. Allora, col Node-RED praticamente appunto riesco a gestire un'interfaccia di amministrazione, quindi posso dire cosa fa cosa. E qui ho anche aggiunto eventuali comandi per ignorare volutamente degli ingressi. Appunto, è stato richiesto di impostare uno stato di manutenzione, non so se riuscite a leggere, esatto, manutenzione del singolo ingresso e la sistemazione del singolo ingresso. Dopodiché, appunto, c'è sia appunto l'interfaccia amministrativa, quindi sostanzialmente dove si può programmare effettivamente i singoli ingressi, quello che sta succedendo, e c'è una dashboard che è invece, diciamo, a lato utente, dove praticamente vengono mostrati in sequenza tutti i vari ingressi. Mettiamo il appunto qua, questi sono gli ingressi dell'Arduino 1, quindi modulo 1 con i suoi 16, modulo 2 con gli altri 16, modulo 3 con gli altri 16, e qua posso scegliere di andare a vedere. Nel caso mio, adesso quello attaccato a banco è l'Arduino 2. Come vedete, appunto, adesso risulta tutto regolare, appunto, perché tutti gli interruttori sono normalmente chiusi ed è tutto ok. Appunto, con tanto di date registrate, si vede sia un loghettino verde con nome d'ingresso, sia con l'ultima data relativa a quell'ingresso e l'ultimo stato. Adesso mettiamo il caso che io altero uno degli ingressi. 8 Anzi, bus ne ho alterati due. 11335 Arduino 2 modulo 1 IN15 allarme. 8 marzo 2018 13:35 Arduino 2 modulo 1 IN16 allarme. Sì, aspetta, sì, devo andare sul modulo 2, ovviamente. Eccolo qua. Ed eccoli qua. Modulo 1, 1.5, 1.6. Notificati come allarme, registrati appunto come allarme e avete sentito anche la notifica vocale. Oltre a questo è possibile anche ricevere un SMS dello stato di appunto del vario ingresso. Appena c'è un cambiamento di stato, manda un SMS, una mail, un Twitter, un qualcosa, insomma. Andando per esempio nell'interfaccia d'amministrazione, allora qua siamo sull'Arduino 2 modulo 1. Arduino 2 modulo 1, appunto, anche qui nell'interfaccia d'amministrazione centrale vengono notificati gli allarmi, anche se in maniera un po' più meno chiara, ma comunque sempre visibile, anche perché si ha sotto mano tutta la situazione. E in più c'è un log continuo che viene registrato, nel caso specifico viene registrato su file, di tutto ciò che è successo, comprese ovviamente gli ultimi due cambi di stato, appunto, che sono stati registrati. Mettiamo caso che appunto questi due ingressi adesso io li voglio segnare come in manutenzione. Io non faccio altro che cliccare qui. 8 marzo 2018 13:36 Arduino 2 modulo 1 IN15 manutenzione.
appunto vedete, è segnato in giallo, è segnata la manutenzione e quindi adesso in questo stadio io posso cambiare gli ingressi, cos'è, il 15. Adesso lo sto cambiando, però ovviamente non succede niente perché il sistema ignora quello specifico piedino. Ma se io adesso per esempio lo metto regolare, perché ovviamente la manutenzione è rientrata, lo clicco come sistemato. 8 marzo 2018, 13:37, Arduino 2 modulo 1 IN15 sistemato, ok. Perfetto, e quindi adesso è regolare, ma se appunto è segnato come sistemato, quindi riprende il regolare funzionamento. Se lo interrompo, 8 marzo 2018, 13:37, Arduino 2 modulo 1 IN15 allarme. ed è esatto, e infatti interrompo anche, se è difficile con una mano sola, rimetto 8 marzo a posto il 2018, 16 13:38, Arduino 2 modulo 1 IN16, ok. e tutto ciò viene appunto visto sia qui, abbiamo la visuale rapida con i colori rosso, giallo e verde dei singoli ingressi. Dopo appunto qua c'è il log del primo modulo con lo stato. Dall'altra parte, modulo con lo stato, viene registrato il log, volendo si può mandare la mail e anche qua nell'interfaccia di amministrazione riesco sostanzialmente a riprogrammare la cosa. Quindi la realizzazione ha portato diverso tempo tra progettazione degli schemi e del software, ci sono stati diversi mesi di lavoro. Però il risultato sembra funzionare bene. E con questo saluti, altro Arrivederci. piccolo particolare che ovviamente mi è sfuggito. Qui abbiamo un contatto invece per la segnalazione appunto di caduta di tensione principale e quindi di funzionamento a batteria. Quindi collegando questo piedino qui con uno qualsiasi degli ingressi, riesco sostanzialmente a avere la stessa notifica, appunto di dire andando a batteria e non a corrente. Più un'altra cosa, appunto, è previsto dei messaggi di last will, quindi mettiamo caso che si interrompano solo la comunicazione di rete. Se io aspetto 15 secondi, dato che appunto il ping continuativo, per così dire, dopo un po' non risponde più, verrà segnato che la scheda appunto è down. Basta solo aspettare un poco. Deve essere segnato qua sotto. Deve essere 15 o 20 secondi il timeout. Marzo 2018, 13:49, Arduino 2 down, controlla LAN. E sostanzialmente ci sta dicendo: guarda che vai a vedere perché la scheda sembra spenta o non collegata e via discorrendo. Ovviamente lui tenterà sempre di ripartire, la scheda tenterà sempre di ripartire in continuazione, di resettarsi, di tornare, diciamo, in uno stadio iniziale. 2018, 13:49, Arduino 2 funzionante. Appena attaccato il cavo di rete si è subito rimesso in moto. Ok, e appunto viene segnata come app e funzionante, forse avete sentito anche il vocale. Saluti e arrivederci di nuovo.